presentato a Teramo il progetto di riqualificazione dell'illuminazione esterna dei comparti industriali di ERAP Abruzzo a cura di Era Luce. I lavori riguarderanno 4.000 punti luce in tutte le sedi dell'Agenzia regionale, che consentiranno un risparmio energetico del 67% e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 568 tonnellate annue. È il primo passo per il rinnovo delle aree industriali e quindi è il primo passo verso il rinnovamento infrastrutturale che guarda le imprese. E abbiamo messo giù un progetto che è un progetto che guarda prima di tutto il rinnovo del parco illuminazione, ma traguarda il rinnovo di tutte le infrastrutture, quindi delle strade, dei sottoservizi e poi il tema dei temi è quello dei rifiuti e dell'ICT. Senza queste infrastrutture noi non solo rischiamo di non poter fare attrazione degli investimenti declinando sul territorio le risorse europee, ma rischiamo anche di mandare via chi c'è sul territorio. Ricordiamoci che nelle aree ARAP è l'unico soggetto italiano che racchiude tutte le aree industriali della regione in cui risiedono il comparto dell'automotive, così come altri comparti importanti che sono trainanti non solo per l'economia abruzzese ma per l'intera economia nazionale. Beh, uno dei tanti passi importanti che con ARAP stiamo facendo per riportare i consorzi industriali a poter davvero offrire servizi alle aziende che sono in sede sul territorio e ad evitare che invece scappino, come è accaduto nel passato e come accade, perché trovano aree industriali senza illuminazione pubblica, con le strade sfasciate, senza fibra, senza digitale, senza servizi. Era un'azienda, l'ARAP, che abbiamo trovato oberata di debiti e praticamente sull'orlo del fallimento. Oggi è un'azienda che nel giro di solo un anno e mezzo ha praticamente abbattuto il debito, paga regolarmente le rate per rientrare da anche i debiti tributari, offre servizi, presenta progetti innovativi molto importanti come questo di ERA, che nel giro di meno di un anno investirà oltre 4 milioni per rifare tutti i punti luce, a modernizzarli, riducendo di 2/3 il consumo energetico, quindi in grande attività di risparmio nella filosofia dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, ma soprattutto di offrire alle imprese servizi adeguati e meritevoli di un insediamento industriale.